In un vecchio camino abbiamo fatto una chiacchierata con il sindaco di Arizzo, un po' sulle castagne, un po' sul futuro di questo bellissimo centro della Barbagia. Dopo aver incontrato il sindaco siamo stati sopra Arizzo, nelle colline che dominano Arizzo, a vedere appunto con la signora Lina, nel suo terreno, come si raccolgono le castagne. Vedrete queste straordinarie immagini con dei castagni di dimensioni enormi, veramente un fatto raro per chi, come molti di noi, è abituato a vivere in città. Questi sono i primi due servizi, li divide uno stacco pubblicitario dal terzo e il quarto servizio che comunque vi presenterò tornando in studio. A dopo. Anche se le nostre città, grandi o piccole, non riescono ad offrire un'attività museale, cioè poter offrire alla gente che visita i capoluoghi della Sardegna, di provincia, musei, ecco allora andiamo a scoprire i musei naturali, o a cielo aperto, o per esempio qui ad Arizzo, dove è tutto un museo, soprattutto il centro storico. Abbiamo portato via il sindaco di Arizzo da una riunione della giunta comunale, ma abbiamo seduto, se così si può dire, davanti a un camino, e beh, ad Arizzo si consuma la rituale festa sacra della castagna. Il museo non c'entra niente, ve ne stiamo facendo vedere uno, una vecchia locanda del 1800, signor Sinau, questo centro storico che noi visitiamo con la scusa di riproporre la sagra delle castagne ai nostri telespettatori. Questo centro storico che abbiamo definito un museo visitabile, quando sarà veramente visitabile? Sì, da diverso tempo esiste un'ipotesi di recupero del centro storico nell'ambito di un progetto di ecomuseo, perché ci si è resi conto che in effetti tutto il centro storico di Arizzo, tutta la parte residua di quello che rimane del centro storico è comparabile ad un museo reale. Sulla carta abbiamo già elaborato diversi progetti, quello che manca purtroppo è ancora il finanziamento, il contributo, e senz'altro varrebbe la senza pena. Senza soldi di... non si fa mai nulla. Senza soldi non siamo si fa mai niente. Siamo venuti l'anno scorso, abbiamo fatto la Carapigna, siamo tornati per quest'altra sagra delle castagne, speriamo di tornare il prossimo anno per un'altra edizione di A Tavola con Noi, speriamo e di anche avere qualcosa, di trovare un pezzo di questo museo naturale. E poi Arizzo in effetti è tutto un museo, Arizzo è tutto un museo. Arizzo è tutto un museo, certo. Dicevo, siamo in una locanda del 1800, certo. Dietro di noi il camino, nel camino le castagne, perché siamo qui a festeggiare questa grande ricorrenza. Le castagne sono un pretesto, siamo riusciti a parlare dei grossi traguardi, dei grossi obiettivi che Arizzo si pone, soprattutto per movimentare flussi turistici verso questa splendida località della Sardegna. Bene, facciamo una trasmissione di cucina, parliamo di castagne, dicevo, siamo in questa vecchia locanda del 1800 dove si faceva anche probabilmente da mangiare, oltre che dare riposo e rifugio a chi transitava da parte di queste montagne. Bene, volevo chiederle appunto per quanto riguarda la gastronomia, andremo a raccogliere anche noi castagne, faremo dei piatti tipici di Arizzo da proporre a chi ci ascolta. Ecco, queste vecchie cucine come questa in cui noi ci troviamo, addirittura alle nostre spalle appese per i muri vecchie piattaie, coltelli chissà in disuso da decine e decine di anni, addirittura mi spiegava un suo collaboratore del grasso appeso al muro che serviva per pulire le scarpe prima di uscire per andare in campagna. Ecco, vede, una grandissima, una profonda, una vastissima ricchezza che bisogna proporre a chi visita queste località e probabilmente non sa neanche di poter trovare simili tesori. Certo, teniamo presente che le castagne rappresentavano fino a qualche tempo fa forse la più grossa quota parte dell'alimentazione, della dieta delle popolazioni di montagna. Dieta povera sì, però ricca di proteine, ricca di carboidrati e quindi consiglio di fare una vita sana.
un buon 70-80% della dieta era basata proprio sulle castagne cucinate in diverso modo. Noi ci trovavamo di fronte a un focolare, a un cammino particolare, però fino a poco tempo fa il cammino, normalmente il focolare era al centro della cucina, sopra c'era il cannizzato sul quale venivano stese ad asciugare le castagne, a seccare, e poi venivano utilizzate proprio per preparare questa sorta di minestra di castagne che la cucina rizzese sta riscoprendo in quest'ultimo periodo grazie proprio all'attività di alcuni ristoratori. Bene, e noi, caro sindaco, la lasciamo, le campane suonano, evidentemente la festa è iniziata e noi ci partecipiamo volentieri.